Salve a tutti, bentornati nel canale Luca e Cristina in questa nuovissima esplorazione. Più che un'esplorazione urbex, è un'esplorazione, si spera, del paranormale, perché siamo in un cimitero piccolo, piccolissimo cimitero abbandonato, dove alcune tombe sono del 1800 circa. Siamo già arrivati perché veramente la strada era veramente breve. Adesso vi faccio vedere e poi vediamo di andare in uno di questi punti per fare appunto questa esplorazione paranormale. Sì, per forza. C'erano le tombe. No, ma... sì. Qui c'è proprio le tombe. C'è sempre, vedi? Anche lì c'è sempre uno. Chissà se le salme lì ci sono sempre. Ok, non sappiamo se farla qui, quindi entrare dentro uno di questi dove c'erano delle tombe, oppure forse è meglio andare in quell'altra dove c'è la cappellina, Cristina. Andiamo lì dove c'era, qui c'era proprio 6 tombe. Che ovviamente, è stata usata una familiare. Eh sì, doveva essere appunto una familiare. Come vedete sono state tolte tutte. Andiamo nella cappellina che è qui davanti. Ah sì, non l'avevo vista. Lì ci hanno messo 2 piantine da poco proprio. Si vede proprio. Bisognerebbe vedere. Ah vabbè, non c'è nessun tipo di problema entrare qui. Bisogna solo stare attenti a non cadere lì. Vieni qui. Allora. Qui. Vediamo un pochino se riusciamo a comunicare, sentire se c'è qualcuno qua. Allora, abbiamo acceso il K2 che appena acceso ci aveva dato subito segnale e abbiamo acceso anche lo spirito. Salutare. Hai ragione. Buongiorno, salve a tutti. Ciao, siamo Luca e Cristina. Vedo che sei presente. Te chi sei? Ci puoi dire chi sei, per favore? Assassinato. Sei stata assassinata? Allora, io qui vedo Carlotta Cipriani, vedova Frangioni. Vediamo un po'. Una donna di vita esemplare, di animo retto e sincero. Nell'affetto della famiglia delle pietose pratiche, scorse a 59 anni di vita, volò a Dio la mattina del 23 dicembre, dal cielo dove gli umani gli affanni non giungono, implora l'anima benedetta, la pace del cuore, il figlio Virgilio, che solo è lasciato nel pianto. Allora, qui abbiamo appunto lo spirit box, no scusate, il K2, che ogni tanto dà dei segnali notevoli. Lì vediamo... Oggi è 23 dicembre 1896, siamo anche vicini alla... Questo funziona con le onde elettromagnetiche, quindi bisogna anche... Allora, dicevo, qua sotto sicuramente c'erano le tombe, però è molto profondo, poi non ci vado sotto. Abbiamo un segnale fortissimo, fortissimo veramente del K2. Ciao, siamo Luca e Cristina, chi sei? Però a questo punto possiamo usare anche questo. C'è qualcuno qui con noi? Se c'è qualcuno, per favore, parli attraverso lo strumento, attraverso il spirit box, che è quello lì che si vede. Non vorrei che li desse noia. Vediamo di spostarlo. Forse gli davano questo, guarda, sì.
C'è qualcuno qui con noi? Cambiamo, dispositivo. C'è la signora Carlotta qui con noi? Traditore. Chi è traditore? Cos'è successo? Ci vuoi spiegare per piacere? Madonna, è schizzato al massimo e sono lontano. I rumori che sentiamo sei te? No, sono animali. Io sono molto lontano con questo perché prima il telefono mi dava fastidio. Però come avete visto come l'ho allontanato di qualche centimetro non mi ha più dato fastidio a nessuno. Allora, se sei qui con noi, Carlotta, fai cadere lo strumento, il K2, da dove lo vedi? Giallo. Sì, è andato sul giallo. Esatto, l'hai proprio portato sul giallo. Quindi vuol dire che sei qua con noi. Qui con noi, Carlotta? Come sei morta? Sappiamo che la tua salma è qui, però qui sotto, non so se è sempre qui sotto. Come vedete, il segnale non è continuo. Se fosse questo che dà fastidio, sarebbe un segnale continuo. Quindi non è questo. C'è qualcuno qui? Può dire chi sei, per favore? Che fuori abbiamo visto ci sono altre tombe. Sai che sei morto? Sfigurato. Sfigurato. Il tuo corpo è sfigurato? È molto sfigurato, forse. Non ho fatto una domanda come sei morto. Prima ha detto assassinato, quindi probabilmente. No, grazie. Ok, non sei morto assassinato. Anzi, assassinata, perché da quello che abbiamo capito sei Carlotta, giusto? Ho detto no. Non sei Carlotta. Chi sei allora, ce lo vuoi dire? Ci vuoi dire chi sei? Io non ho mai visto la Spirit Box andare su così. Nel K2, oggi ce l'ho con la Spirit Box. Chi c'è qui con noi? Ci vuoi dire chi sei, per favore? Se ci sei, fai cadere il K2, che è quella scatolina nera che è lì appoggiata. Qualcosa che è qui in zona, non lo so. Animale domestico. C'è un animale domestico? Dov'è l'animale? Sei morta il 23 dicembre del 1896 a soli 59 anni. Come sei morta? Adesso zero segnale. Vedi, quello che dicevo io prima, se li davano io questo, c'era sempre. Cambiamo. Ok, ti sei di nuovo riavvicinata. Proviamo a cambiare strumento. Mettiamo l'SLS, vediamo se
con SLS la tua figura appaia. Postazione. C'è qualcuno che con noi? Io sono Luca, lei è Cristina. Parlo con... c'è la signora Carlotta Cipriani? C'è la signora Carlotta? Allora, ha dato una risposta blu perché Cristina, che è tutta vestita di blu, stava per cadere. E adesso ho dato il segnale qui Massimo, è andato un attimo il segnale Massimo. Blu, perché intendi Cristina che è tutta blu. Segnale fortissimo così non l'ho mai ricevuto da questi strumenti, mai, la prima volta. Ci puoi dire per favore come sei morta? Ti è successo un incidente? Scusa. Niente, non ti preoccupare. Volevamo soltanto sapere come... Per favore fermati. Mi devo fermare? Non ti posso più fare domande? Noi siamo qui, non siamo persone cattive, vogliamo sapere, ti vogliamo aiutare in qualche maniera. Restituiscilo. Che cosa devo restituire? Non ho preso niente. Io non prendo mai niente. Il segnale è fortissimo, quindi vuol dire che te sei qua con noi. Stai facendo, sembrerebbe quasi che tu faccia su e giù, su e giù, su e giù. Ce l'hai la forza di farlo cadere il K2, che è quello strumento, che è questo strumento qui? Farlo cadere da dove l'ho appoggiato io? Quello lì che fai, stai facendo illuminare, che prima hai detto giallo perché l'hai portato sul giallo. Ora siamo anche quasi arancione, quasi rosso direi. E non li possiamo dar fastidio perché sennò sarebbe un fastidio continuo. E non sì, e no, sì. Ci parli più? Se vuoi che io mi fermi, guarda, io mi fermo soltanto... Sacrificio! Sì, lo faccio come sacrificio, me ne vado. Però, comunque, se vuoi che io me ne vada, mi fai cadere il K2, che è questo strumentino qui che vedi che fa illuminare. Quando lo farai cadere, io me ne vado. È appoggiato qui, quindi farlo cadere, guarda, lo metto proprio un po' più in bilico, così è più semplice da far cadere. Basta soltanto spostare la malapena che cade. Al momento che mi farai cadere quello, io me ne vado. Per favore ci dici, ci sposti il K2, ce lo fai cadere giù, non in terra, basta che tu lo appoggi qui così, li fai fare così e noi ce ne andiamo. Se lo fai spostare così come ti ho fatto vedere, noi andiamo via e non ti diamo più fastidio. Sappiamo che ci sei, ce l'hai. Per favore fermati. Un'altra volta. Mi fermo quando mi fai cadere il K2.
e me ne vado e ti lascio da sola riposare in pace. Allora, qua adesso non l'abbiamo registrato, però dove eravamo prima, l'entità con la quale stavamo comunicando ci ha detto seguirti, quindi praticamente è come se ci fosse venuta dietro. Proviamo, siamo adesso qua dove eravamo prima, dove ci sono le sei tombe, vediamo se qui qualche cosa riusciamo ad ascoltare. Senti. Ah, io mi sento bene, grazie. Cerimonia. Sì, sicuramente ci sono state delle cerimonie qua. Funerali ci sono stati purtroppo, questo è un ex cimitero. Innanzitutto chi sei adesso? Con chi sto parlando? Prima mentre ci muovevamo da lì e siamo veduti qua, il ghost box, la spirit box è impazzito, ha iniziato a suonare pipipipipipi, ma anche adesso sta suonando molto. Spirito. Sì, sei lo spirito, esatto. Come ti chiami? Ci dici il tuo nome? Ci dici come ti chiami? Ci sposti il K2? Aspetta. E da lì a qui questo impazziva e adesso non c'è più niente. Allora, proviamo a fare un'altra cosa, Reggi. Facciamo una passeggiatina qui, che questo punto c'erano tutte le povere anime. Questo appunto, come vedete, era, c'erano anche qui le tombe scavate, qui qualcosa c'è sempre. Solo per te. Qui c'è qualcuno? Proviamo ad andare di qua. Eh? Non ho capito. Ma mica c'è nessuno qui, credo. Questi sono tutti scavati. Io non penso che ci sia qualcuno qui. Qui segnale proprio zero. Via. Allora è venuta fuori questa parola Diego, adesso però qui purtroppo i nomi non ce ne sono altri leggibili, bisognava vedere, adesso è impazzito lo strumento, cancello. Esatto, e abbiamo, siamo al cancello, sì. E anche questo strumento, e anche qui lo strumento adesso è andato parecchio su. Allora, qui Diego, forse qui mi vuole dire che qui c'è Diego? Qui però nomi non si leggano. Eh no. Non leggiamo nomi. Si va via allora? Sì, va, andiamo. Va bene, fai la chiusura video? No, faccio io? Ok, va bene. Sillabare. Che devo sillabare, scusami, che se va via si va sillabare. Va bene, dai, per quanto ci riguarda quest'oggi è tutto. Da questo piccolo cimitero abbandonato, le povere anime che stanno riposando qua dentro, le lasciamo riposare veramente. Speriamo che più nessuno rompiscatole come noi venga qua a disturbare il loro sonno. Luca e Cristina vi salutano, vi danno appuntamento alla prossima avventura. Ciao!